San Donato appunto è la parola che incarna, esplicitativa di quel buon pastore di cui appunto il Signore ci ha parlato. Che San Donato allora, nostro patrono, diventi anche riferimento per il nostro cammino. Arezzo rende omaggio al santo patrono San Donato quest'anno in maniera un po' diversa, con tutte le limitazioni previste dall'emergenza sanitaria, dal distanziamento sociale alle mascherine. Nonostante tutto, però, la chiesa aretina non ha voluto rinunciare alle celebrazioni religiose che ci sono comunque state nel pieno rispetto delle normative anticontagio. Un ricco calendario iniziato come sempre con le lodi mattutine, poi le messe in cattedrale all'interno della fortezza e nella pieve di Santa Maria, dove è conservato il busto reliquiario del santo. Questa difficoltà che abbiamo affrontato, che stiamo affrontando, fa capire quanto l'uomo è piccolo e quanto l'uomo ha bisogno dell'altro. E insieme, uniti, si possono fare grandi cose e vincere tutte le pandemie del mondo, perché la pandemia più grande è l'isolazionismo, il rinchiudersi in se stessi, l'isolarsi, tante volte nell'egoismo, ma tante volte anche nella tristezza di una vita che magari non si riesce a collegare con quella degli altri. Avere un padre, che è Dio, e un secondo padre che è San Donato, avere una madre che è la Chiesa, ci fa riscoprire essere famiglia. E l'umanità ha bisogno di scoprire tutto questo, la nostra società ha bisogno anche di scoprire questa realtà, essere famiglia per affrontare tutte le difficoltà del mondo. Manu diceva, c'è un detto, no, che chi ha mamma non pianga e chi ha Dio per padre non tema nulla, chi ha dei santi in paradiso, e questo è proprio il caso di dire, non abbia paura, li sappia imitare, amare e sentirsi davvero questo concetto. Siamo un'unica grande famiglia.